傲慢の罪、ライオン氏、エスコノーズ。Bella a tutti ragazzi, qui Vedata Channel. Dopo mesi abbiamo finalmente nuove informazioni su Nanatsu no Taizai. Ebbene sì, la storia non è finita. Andremo a parlare di un sacco di cose, principalmente del one shot mini storia di Lancelot, il figlio di Ban ed Elaine. Si presume infatti sia il preludio al sequel di Nanatsu, dal titolo I Quattro Cavalieri dell'Apocalisse. Proprio su questo sequel abbiamo pubblicato un video teoria settimane fa, ma oggi finalmente abbiamo qualche informazione in più. Come al solito, prima di cominciare, premessa, sono presenti spoiler sull'opera di Nanatsu Seven Deadly Sins. Se non siete in pari con il manga, perché andremo a trattare di quello, potete benissimo chiudere il video. Se invece volete gli spoiler o siete in pari, potete rimanere. Vi vogliamo ricordare inoltre che il servizio grafica è aperto e giusto in questi giorni stiamo finendo la grafica per Nick, una composizione di tutte le forme di Meliodas più Tristan e... è colossale. Se volete chiederci qualcosa a riguardo, ci trovate su Instagram e alla mail. Detto questo, possiamo anche cominciare. Prima di parlare del one shot, però, abbiamo visto delle nuove pagine spuntare dai capitoli fisici. Nei capitoli 344 e 346, usciti a maggio fisicamente, nel numero 41, sono state appunto aggiunte delle pagine. Nel 346 una singola pagina dove vediamo Cuff che si agita per il ritorno di Arthur. Nel capitolo 344 invece sono state aggiunte ben 4 pagine, definite come 344 parte 2. Queste si collocano esattamente dopo la sconfitta di Cuff. E fidatevi che ci sono più informazioni qui che nella battaglia contro Zeldris, re dei demoni. Possiamo vedere infatti come il popolo di Camelot sia ancora vivo, almeno una parte. Tutto grazie a Nanashi. Anche Orlondi è ancora vivo. I due cominciano a parlare e il vampiro è sorpreso dall'abilità del samurai di poter curare le persone. Ma è qui che finalmente ci viene rivelata un'informazione cruciale sul personaggio di Nanashi. Infatti lui è un angelo caduto. Cosa che viene confermata dal personaggio stesso, ma anche dalla domanda di Orlondi che vede 4 cicatrici sulla sua schiena, segno delle ali cadute. Dopo questa piccola conversazione, Arthur e Merlin tornano al regno di Camelot, dove trovano i due e il resto del popolo. Possiamo dedurre che Arthur costruirà di nuovo il suo regno in quella terra desolata. In 4 pagine Nakaba ci ha detto dove sono finiti Arthur e Merlin. Ha dato un lieto fine, in parte, al regno di Camelot, ha dato un lieto fine a Orlondi e Nanashi, ma soprattutto ci ha parlato degli angeli caduti. 4 pagine, signori. Nakaba ha fatto qualcosa di buono, ma non solo qui. Ora cominciamo con il video vero e proprio, infatti, il capitolo extra, il one shot, su Lancelot. È passato del tempo, il regno delle fate ora ha un re umano e una regina fata. Da loro nasce il principe del regno, Lancelot, figlio di Ban ed Elaine. Il capitolo comincia vicino il regno delle fate, dove un umano cerca di vendere oggetti. Ovviamente si tratta di una truffa, dato che li definisce oggetti leggendari, sacri, appartenenti al mondo umano o addirittura a Merlin. Alcune fate del luogo vengono convinte da questo commerciante. Questo avviene solo perché il popolo fatato è staccato dal resto del mondo, quasi ignorante verso le altre specie. In quel momento, durante la trattativa, si presenta al commerciante una bambina. Incuriosita, chiede di fargli vedere cosa vende, ma l'uomo viene colpito dalla bellezza della fata, tanto da notare, almeno in parte, l'essere un ibrido di umano e fata. Notando l'opportunità, la invita ad avvicinarsi in un secondo momento, così da donarle un oggetto molto raro. La bimba accetta, cadendo nell'inganno dell'uomo, il quale la vuole solo catturare per venderla a qualche nobile pervertito, ricavandone così un bel gruzzolo. La fata però conosceva fin dall'inizio le intenzioni dell'uomo e, con un movimento rapido, lo colpisce allo stomaco con una velocità disarmante, minacciando di ucciderlo nel caso l'avesse trovato di nuovo a vendere cianfrusaglie. Inoltre aggiunge una cosa: non è una ragazzina. All'aspetto, Lancelot si mostra con capelli lunghi e biondi, e non mettiamo in dubbio che il sensei volesse confonderci, e caso strano ci riesce sempre. Lo ha fatto con Tristan, perché non rifarlo con Lancelot? La cosa però è dovuta principalmente al suo stile di disegno. E sì, senza una traduzione comprensibile, anche perché non sappiamo il giapponese o il coreano, veniva un po' difficile, infatti stavamo già speculando in figlia di King e Diane. Questo perché era già uscito il design di Lancelot con i capelli corti. Beh, che dire, GG Nakaba, perché sai prendere in giro molta gente.
tornando al capitolo, il ragazzo si incontra con le altre fate che erano state truffate dall'uomo, restituendogli i loro oggetti. Poco dopo li saluta e torna nei boschi, così da far rapporto sulla ronda. Per la prima volta in questo momento viene chiamato Lancelot. E vediamo anche come le fate siano leggermente infastidite dalle sue azioni, o meglio stranite, dato che dovrebbero essere in pattuglia il re Ban, la regina Elaine o Jericho. Questa presa di posizione da parte di Lancelot è avvenuta solo dopo la sua visita a Lyonesse. Una volta conclusa la sua buona azione, il giovane si prepara da solo una lancia, tutto con una punta rubata poco prima al commerciante. Una volta finita, comincia ad allenarsi scagliando la nuova arma contro una roccia, mostrando inoltre la sua vera personalità. È un ragazzino davvero irritato dalle azioni di suo padre, soprattutto per aver permesso agli umani di entrare nel regno delle fate per vendere schifezze. Nel suo allenamento comincia a saltare da un posto all'altro, distruggendo tutto, per poi andare da suo padre per puntargli contro la lancia. Una volta lì, gli sputa in faccia tutto quello che pensa, anche perché viene deriso per i suoi compiti di pattuglia, quando è il padre che dovrebbe farlo. Ban si scusa quindi con suo figlio, ma lo ringrazia per il suo enorme lavoro. Poco dopo, Ban parlerà con Elaine del caratteraccio di Lancelot, pensando probabilmente che sia già a quell'età, quindi non più un bambino. Nel frattempo, Lancelot sta camminando felicemente. Apparentemente il suo umore è migliorato dopo aver parlato col padre. All'improvviso, nel suo percorso, appare una donna, altri non è che Jericho, palesemente cresciuta e maturata. Lancelot si appella ad essa con il titolo di maestra. Dopo averlo visto spargere fiori in giro, gli chiederà di mostrarle la ferita sulla fronte. In realtà si era già vista qualche pagina prima, ma solo leggermente. Con delicatezza, Lancelot solleva una parte dei capelli, così da mostrare il tutto. Anche qui Jericho fa apprezzamenti sulla sua bellezza, dicendo che potrebbe essere benissimo una ragazzina, cosa che non va molto giù al giovane, il quale piange e definisce Jericho un uomo pervertito, anche se lei non è un uomo, quindi diciamo che questa scena è molto pan per focaccia. Nel mentre il commerciante dell'inizio si risveglia sempre accanto al regno delle fate. Spaventato però fugge per poi sparire nel nulla in mezzo alla pioggia, cosa che fa insospettire gli abitanti che lo stavano guardando. Nella pagina successiva torniamo da Lancelot, il quale si è fatto tagliare i capelli, anche perché si era un po' scocciato del fatto che tutti lo scambiassero per una bambina. Qui Elaine difende Jericho anche perché lo tratta praticamente come un fratello minore. Inoltre adesso le ricorda molto il Ban di quando si sono conosciuti per la prima volta. Parlando di Ban, ritorna da una pattuglia, per poi rilassarsi un po' con una delle sue bevande preferite, l'Aberdeen. In più chiede a suo figlio cosa fosse successo per il suo cambiamento, cosa che lo fa arrossire. Nel discorso, Lancelot chiede a suo padre il permesso per assaggiare la bevanda, cosa che stupisce entrambi i genitori. Ovviamente è tutto suo padre. Elaine lo avverte sui rischi, anche perché lei si è trovata ubriaca dopo un sorso. Ma il ragazzo non importa, vuole comunque assaggiare quell'alcolico. Nel mentre sente una voce da suo padre, una voce da dentro il suo cuore, cosa che gli fa chiedere chi gli avesse insegnato a bere quel drink. Ban allora parla di suo padre, Zivago, la persona che gli ha insegnato tutto nella vita. Sentendo quelle parole, Lancelot si chiede se, bevendo quel drink, sarebbe diventato istantaneamente grande, per poi buttare giù l'intero boccale in un sorso. I genitori rimangono scioccati, ma Lancelot lo definisce semplicemente amaro, e diciamolo, regge molto l'alcol rispetto a Ban ed Elaine. La famiglia purtroppo viene interrotta dalle fate che hanno visto il commerciante sparire, esattamente dietro ad una roccia poco fuori il regno. La cosa fa insospettire e preoccupare tutti, particolarmente Ban, che aveva già sentito di alcune persone in Lyonesse o davanti a fate e giganti sparire nel nulla, ma solo ed unicamente umani. Anche Meliodas è a conoscenza di queste sparizioni. Ban decide quindi di mobilitarsi per scoprire cosa stia succedendo e Lancelot chiede il permesso per aiutarlo, ma Ban rifiuta. La situazione è molto pericolosa, ma soprattutto non per bambini. Inizialmente sentire quelle parole demoralizza Lancelot, ma lo rende ancora più determinato per rendersi utile. È ormai arrivata la notte e Lancelot sta riposando. Ban, invece, nella stanza accanto, ripensa ancora a quello che è successo al figlio, al come stia tentando in tutti i modi di diventare adulto, e ci rivela inoltre che la cicatrice che ha sulla fronte gli è stata procurata da Tristan durante una lotta. Inoltre, Lancelot ha cominciato a poter percepire i pensieri delle persone dal loro cuore, potere ereditato da sua madre. Elaine, inoltre, fa notare a Ban come in realtà sia stato proprio lui a far cambiare il figlio, principalmente quando sono andati a Lyon.
Liones. Essendo un membro dei sette peccati capitali, è acclamato dal popolo di Liones, esattamente come un eroe. Inoltre, sempre durante quella visita, Gopher ha mostrato al piccolo Lancelot tutta la storia di suo padre, cosa che lo ha portato a voler diventare un cavaliere come lui, così da essere riconosciuto da suo padre. Ban in realtà gli vuole parecchio bene, vuole semplicemente preservare la sua gioventù, così da non diventare subito un adulto. Il giorno successivo, Lancelot si risveglia per poi andare ad allenarsi con Jericho. Nel frattempo, Ban sogna se stesso, ma più piccolo, esattamente quando non aveva seguito Zivago durante uno dei loro furti, per poi finire in seri guai, cosa che spaventa Ban, per poi non ritrovare più Lancelot dentro la sua stanza. All'esterno, Lancelot chiede a Jericho se suo padre l'avrebbe notato una volta risolto il caso da solo, tutto mentre comincia a piovere. Alle loro spalle, in mezzo alla pioggia, si apre un varco, un buco in mezzo alle gocce. Allarmato, Lancelot prova ad andare da solo, ma viene fermato da Jericho, la quale decide di andare insieme a lui. In mezzo alla pioggia, i due scompaiono. Ban ed Elaine arrivano sul posto, ma il loro figlio è ormai scomparso. Il re comincia a chiamare Lancelot con un urlo straziante e Dio solo sa i brividi. Nell'ultima pagina possiamo leggere che dopo quel giorno Lancelot e Jericho erano spariti. Ban ed Elaine continuarono a cercarli preoccupati per molto tempo, non riuscendo però nel loro intento. Passati degli anni, il principe tornò, facendosi chiamare Principe del Lago, ma questa è un'altra storia. Ora partiamo con le constatazioni del capitolo in sé. Adoriamo Nanatsu perché le leggende arturiane sono le vicende meglio riuscite in libri di racconti fantastici, almeno secondo noi. Non la migliore di sempre, ma una delle migliori. E vedere Nakaba che segue fedelmente queste vicende può farci solo che piacere. Andiamo però per ordine. Il capitolo si comporta davvero bene. Prima ci inganna con un Lancelot che pare appunto una bambina, facendoci pensare al figlio di King e Diane, per poi rivelare l'effettivo figlio di Ban ed Elaine e quindi un maschio. Ora, prima che parta il casino, nella nostra teoria avevamo messo 4 cavalieri maschi perché semplicemente nella tavola rotonda c'erano maschi. Ma non è che non ci può essere il cavaliere donna, vedi Jericho, Fresia, Gila, Gillian, prima che rompiate qua sotto. Poi se mette nei 4 cavalieri un cavaliere femmina, ma con il nome di uno di quelli, va benissimo. Successivamente passiamo ad una storia non banale per niente. Ci sono delle sparizioni in tutta la Britannia, e già questo fa pensare ad una situazione di pericolo. E sappiamo che tutta Britannia si mobilita per trovare le persone scomparse, anche il re Meliodas di Liones. Ci fanno vedere che comunque Lancelot è un grande combattente, coraggioso e puro di cuore, nonostante la sua tenera età. La parte che ci ha lasciato basiti, ma in senso buono, è la sua sparizione. Noi nella nostra teoria abbiamo già citato la Dama del Lago, ma effettivamente vedere la sua sparizione e dopo la sua ricomparsa, anche se sotto in una piccola riga con il titolo di Principe del Lago, beh, chapeau! Nelle leggende arturiane, Lancelot viene preso in custodia dalla Dama del Lago e si recherà raggiunta la maggiore età al cospetto del re Artù. E lo pensiamo anche in Nanatsu perché ci dice passati diversi anni. E l'hype è a mille, mille. Il one shot si conclude in 40 pagine e che dire, Nakaba ha fatto bingo e siamo sinceri, aspettiamo tantissimo il sequel. Prima era un pochino, poi un po', adesso troppo, troppo vogliamo quel sequel. Anche perché non si è rivelato un tripudio di power up a minchia e incoerenze generali. Questo capitolo era bello bilanciato, i personaggi sono a posto. Davvero GG al sensei Nakaba. State connessi per nuovi video riguardanti i 4 dell'Apocalisse. Non appena, ovviamente, avremo nuove informazioni. Detto questo ragazzi, il video finisce qui. Vi ringraziamo tantissimo per la visione. Vi avvisiamo che andremo in pausa una settimana, anche perché dobbiamo prendere una pausa per lavorare e vogliamo tranquillità. Non vi preoccupate, non finiamo come Lancelot, torniamo presto. Vi invitiamo a lasciare un like, un commento, iscrivervi al canale, attivare la campanella se non l'avete fatto e seguirci su Instagram. Grazie a tutti per la visione e un saluto da Vedata Channel. Ciao!